ci si sta già preparando per la stagione estiva, gli operatori balneari sono tutti concordi nel far partire la stagione il prima possibile. Per esempio, lei quando aprirà? Allora, se tutto va bene, per Pasqua siamo operativi. Conto di riaprire per Pasqua, i lavori sono a buon punto, nonostante i danni causati dall'ultima mareggiata, che sono stati ingenti, però abbiamo fatto un piccolo miracolo e conto di riaprire per la settimana precedente alla Pasqua. I propositi sono sempre positivi, noi abbiamo tanto entusiasmo, tanta voglia di ripartire, la bella stagione è alle porte e come ogni anno cerchiamo di proporre delle novità. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate in questo periodo? Questo periodo, come l'anno scorso, anzi l'anno scorso è stata una stagione, la mia per quanto mi riguarda, la peggiore in 23 anni di attività per quanto riguarda la carenza di personale, tant'è vero che avevo aperto un altro ristorante a Pescara, quel ristorante a giugno l'ho dovuto chiudere per ritrasferire il personale che nel frattempo avevo portato lì, quest'anno mi sono mosso molto tempo prima e diciamo che per adesso credo di essere a buon punto e di non avere i problemi dell'anno scorso. Allora, il personale è un problema serio, ma non ce l'abbiamo solo noi, il problema è che, almeno questa è la mia interpretazione, in 2 anni di pandemia hanno creato una fuoriuscita da questo settore, perché questo è stato uno dei settori, quello della ristorazione, più colpiti e tanti si sono, tra virgolette, riciclati facendo altro, quindi chi ha fatto il trasportatore, chi è andato nell'edilizia che c'è stato il boom, quindi sono proprio fuoriuscita una quantità enorme di personale, il ricambio non c'è stato e quindi noi siamo rimasti in difficoltà, ma è un problema obiettivamente, io parlando anche con amici, colleghi, anche all'estero ce l'hanno tutti quanti, la pandemia ha rivoluzionato proprio il settore lavorativo. Qualcuno però dice forse la paga non è accattivante? Allora, il personale va gratificato, va stimolato. Io personalmente ho persone, che collaboratori che stanno con me da 10 anni. Quindi nonostante sia una stagione, c'è un lavoro prettamente stagionale, però io faccio una stagione lunga, diciamo lunga, da aprile alla fine di settembre, metà ottobre, quindi una stagione abbastanza lunga, quindi il personale ha un contratto maggiore, in regola e viene gratificato, sicuramente, perché io so che senza di loro non sono nessuno, sicuramente non vanno sfruttati, non vanno tenuti a lavorare 20 ore perché te la possono fare una settimana, dopo che spariscono, vanno via, che fai? A luglio ritrovi il personale, già non si trova adesso.